Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo webinar gratuito organizzato da Tecnica della Scuola. Come sempre vi chiedo la cortesia di darmi percezione della qualità audio e video. Dedichiamo i primi 1-2 minuti alla calibrazione tecnica del tutto. Perfetto, iniziate. Saluto Mauro che è stato il primo ad arrivare alle 5:10 e non l'ho salutato prima, stavo solo parlando con la redazione in modo tale che in modo da ottimizzare la lezione. Perfetto, Isidoro sta arrivando. Ho visto che alcuni di voi già mi hanno inviato via mail e via form online alcune domande, per cui cercherò di dare risposta già oggi, soprattutto sull'utilizzo di Google Form. Vi ringrazio. E adesso troverò una modalità un pochino più comoda per rispondere a tutti, perché voi ovviamente consultate, cioè partecipate al webinar e poi non c'è una modalità con cui poi io riesca a rispondere. E quindi con Tecnica della Scuola stiamo pensando di organizzare una sorta di FAQ o comunque di documento. In ogni caso io cerco di pubblicare tutte le risposte o darò, do degli spunti sui vari social. Tipicamente uso Facebook o Instagram, Facebook preferisco e magari molto spesso rilascio alcune risposte direttamente nel mio account su Facebook che è visibile a tutti. Come si possono avere le slide? Rispondo a Mauro. Grazie Mauro per la domanda. Verranno rilasciate, credo, entro domani, quindi sul sito di Tecnica della Scuola, nella sezione specifica dedicata alla didattica online, ci sarà la registrazione video della mia lezione più le slide. Ok? Quindi se non riuscirò a trattare tutti gli argomenti, troverai tutto comunque nelle slide. Io cercherò di replicare totalmente o in parte quanto già è esposto nelle slide. Tieni in conto che nelle slide io vi farò vedere come utilizzo io Google Form per fare didattica e ci sono sostanzialmente due esempi, uno per fare sondaggi e un altro per fare lezioni. È ovvio che poi lo dovrete modulare in funzione della vostra didattica, ok? Io in genere utilizzo Google Form e lo utilizzo molto spesso non solo per valutare, ma per fare in modo tale che i ragazzi abbiano percezione di dove sono arrivati con il loro studio. In questo periodo, per esempio, ho l'abitudine, mi piace molto spesso registrare le mie lezioni o comunque io che insegno materie tecniche, mi piace produrre video di apparati che i miei ragazzi devono imparare ad utilizzare, che io fortunatamente ho qui in casa. E quindi faccio delle demo e delle spiegazioni accostando delle slide con della teoria di fianco. Su queste registrazioni che io faccio, per esempio usando Google Meet, che mi consente anche di registrare nella versione quella G Suite, o comunque uso anche altre strategie tipo Screencast-O-Matic per registrare le azioni che svolgo durante le mie lezioni. Accosto poi dopo un video un Google Form dove ai ragazzi chiedo di rispondere a una serie di domande in funzione degli argomenti che erano in essi contenuti. Tenete in conto che Google Form si integra tantissimo con tutti i prodotti delle Google Apps e quindi integrato ovviamente anche in Classroom e quindi da Classroom possiamo procedere a realizzare un compito e farci restituire il compito direttamente dai ragazzi con eventualmente già una valutazione che noi andremo a impostare nel Google Form. Questo ve lo mostrerò comunque. Anche tutte queste parti e tutte le funzionalità specifiche, configurazione di un form generico sono dettagliate nelle slide. Okay? Ho cercato di ripercorrere due azioni che io in questi giorni sto svolgendo. Vediamo un po'. Gabriella, dimmi se adesso senti l'audio, perché gli altri mi danno percezione che audio e video si sente e si vede bene. Ok, allora direi che possiamo. Ok, tutto ok. Ok, vediamo un po'. Chiedo scusa, non trovo la pagina per i webinar precedenti che ho seguito. Adesso la cerco io. Intanto inizio la lezione, poi prima di terminare ti rimando direttamente
alla pagina, ma comunque adesso sarai supportato anche dalle persone di tecnica che anche loro da casa loro, purtroppo per questo problema, ci stanno supportando. Ok, ci pensano loro, adesso ti risponderanno. Perfetto. Allora, andiamo con la lezione. Con Google Form, che cosa possiamo fare? Possiamo ovviamente realizzare quiz, verifiche, sondaggi, personalizzare. Addirittura ho realizzato anche dei web quest e quindi ho fatto in modo tale che i ragazzi, rispondendo alle domande presenti all'interno del mio Google Form, in funzione della loro risposta, il form componesse per loro una specifica direzione, in quanto all'interno del Google Form ho la possibilità di mostrare ai ragazzi le domande anche in funzione delle risposte precedenti. E questo vi mostrerò tra breve come fare questo tipo di operazione. Bene. Andiamo sul pratico e mi sposto adesso su una pagina di Google per mostrarvi dinamicamente come creare un form. Allora, portate pazienza che adesso mi sposto qui. Perfetto. Allora, quali sono le modalità di accesso a Google Form? Sostanzialmente abbiamo due tipologie di ingresso. Innanzitutto dobbiamo accedere al nostro account, dobbiamo avere un account Gmail o comunque un account G Suite per poter accedere a tutti gli applicativi di Google. Quindi ho necessità di fare l'accesso. Io in questo caso sono già entrato all'interno del mio account. Dopodiché, una volta che siete entrati nel vostro account, potete andare direttamente all'interno del vostro Google Drive, quindi il vostro hard disk in cloud, e una volta che siete dentro avete la possibilità di generare un nuovo documento. Tra i vari documenti possibili vi è appunto il Google Form. Io adesso sto accedendo al mio Drive e di qua, facendo clic su Nuovo, okay. Qui in basso, su Altro, trovate moduli di Google e all'interno si apre un ulteriore pannello da cui selezionare un modulo vuoto oppure da un modello. Okay. Da un modello ci sarà uno stile grafico già preimpostato con una serie di campi già impostati per voi per diverse esigenze che poi potrete andare a modificare. Altra modalità, tramite link, e quindi basterà digitare nel campo dove inserite l'URL forms.google.com e questo vi ridirige direttamente alla home page di Google Form. Come accade per tutti i prodotti Google, ad ognuno di essi è assegnato una home page. Sostanzialmente ci sono ovviamente gli stessi contenuti che noi troviamo nel Google Drive, però sono categorizzati per tipo, quindi moduli, l'home page di moduli raccoglie solo la lista di tutti i moduli che sono presenti all'interno di Google Drive e così accade anche per altri applicativi di Google. Dall'home page di moduli possiamo ritornare al nostro Drive aprendo il pannello qui sulla sinistra, quindi su questo menu, queste tre lineette, possiamo andare al menu principale, poi un clic di nuovo su Drive e saremo rindirizzati di nuovo all'interno del nostro hard disk. Perfetto. Vediamo un po' se non dimentico. Ecco, vediamo adesso come generare un nuovo documento. Mi sposto adesso all'interno sempre della mia pagina. No, qui. Scusate un attimo. Perfetto. Quello che ho aperto è una cartella all'interno del mio Drive che avete visto precedentemente. Qui è la cartella specifica dove io ho realizzato le slide che vi sto presentando e all'interno ho inserito una cartella specifica in cui andrò ad inserire il mio Google Form.
Questo file che vedete qui non è altro che questo, è il file che io in genere creo in fase di progettazione del mio forma, il mio pensatoio sostanzialmente. Quel che vedete sono i campi che ho utilizzato per fare il sondaggio per i miei studenti per capire che tipologia di connessione loro utilizzano da casa, in modo tale che le mie lezioni possano essere, diciamo, possono essere progettate tenendo e rispettando la loro tecnologia, perché ci sono ragazzi che magari non hanno possibilità di una connessione dati veloce, utilizzano magari una linea dati a consumo, ce ne sono tantissimi. E sto scoprendo delle cose, insomma, il divario tecnologico c'è ovunque, c'è in città, ma c'è anche fuori, in provincia di Torino, tantissimo, soprattutto nelle vallate. E quindi questo è stato uno screening che ho fatto io all'inizio, prima di iniziare le lezioni online, aiutato ovviamente anche da altri miei colleghi a scuola. Abbiamo prototipato velocemente questo tipo di forma. Tornando al mio pensatoio, ho usato Google Documenti e banalmente ho scritto i campi che volevo che apparissero all'interno del Google Form. Quindi potrebbero essere anche le domande del compito in classe. Ovviamente questo documento, come per qualsiasi altro file all'interno delle Google App, possono essere condivisi con altri utenti e quindi a più mani si può produrre diciamo, un format di Google Form o di Google Documenti. Sostanzialmente a me interessa mostrarvi una funzione particolare che molto spesso uno non tiene in conto nella produzione di un Google Form, il fatto che io posso effettuare il copia e incolla di testo e trasformarlo immediatamente in campi e in domande. Perfetto, torniamo alla mia cartella dove andrò a generare il Google Form e a questo punto creo un nuovo form. Cartella, vado in altro, moduli e qui genererò un nuovo modulo vuoto. Che cosa vorrò fare? Beh, desidero impostare il nuovo modulo per fare questo sondaggio. Ora potrebbe essere interessante, io adotto sempre questa strategia, molto spesso utilizzo, non sembrano fronzoli, però utilizzo stili grafici in funzione dell'obiettivo del format. Ad esempio utilizzo uno stile grafico con un'intestazione che immediatamente a vista mi fa vedere fra gli n format che io genero ogni volta, se si tratta di un format compito in classe, se si tratta di un format per la terza, per la quarta, della quinta. È un mio modo per ordinare i file, anche visivi, che accelera il mio lavoro. In questo caso, quello che voglio fare è realizzare un questionario. Quindi potrei voler effettuare una personalizzazione grafica. Per effettuare la personalizzazione grafica è sufficiente agire su questa tavolozza dell'artista che vedete qua in alto, personalizza tema. Un clic su personalizza tema fa comparire sulla vostra destra il pannello specifico per personalizzare la grafica. La cosa più interessante è il fatto che, nel caso in cui voi vogliate inserire un'intestazione con uno specifico sfondo, Google si occupa automaticamente di declinare i colori di sfondo, lo stile del testo e poi voi in una seconda fase potrete andare a personalizzare il tutto. Scegliamo per esempio un'immagine di intestazione. Un clic vi permetterà di entrare all'interno di tutti i testi gratuiti che Google vi mette a disposizione, oppure potrete caricare un'immagine vostra specifica dal vostro hard disk, banalmente trascinando l'immagine in questa finestra che state vedendo, oppure un clic su sfoglia consente di aprire una pagina del vostro sistema operativo da cui poi potrete andare a selezionare. Una finestra da cui potrete andare a selezionare l'immagine sul vostro hard disk. Oppure, se utilizzate Google Photo per gestire tutte le vostre immagini private, quelle che usate per la didattica, un clic su Foto, che è un'altra applicazione di Google, che trovate qui, giusto per essere precisi, Google
Nel menu di navigazione qui sulla destra avete da qualche, eccolo qua, foto, dove avete la collezione delle vostre foto che sono banalmente, possono essere per esempio i backup che le fotografie che avete sul vostro cellulare o le foto vostre personali o tutte le immagini che utilizzate per la vostra didattica, che potete categorizzare, che potete, a cui potete associare dei tag, inserire in apposite cartelle, insomma, gestite le foto così come gestite il vostro file all'interno di Google Drive. Torniamo alla creazione del form e all'interno seleziono un'immagine. L'immagine che vado a selezionare è questa. Una volta che seleziono l'immagine, devo fare clic su inserisci, ma ciò non implica un immediato inserimento dell'immagine nell'intestazione del form, ma mi rindirizza sulla pagina da cui selezionare l'area di interesse. Notate che qui avete già questa finestra si modifica in modo proporzionale in funzione dello spazio che verrà occupato sull'intestazione. E quindi io, per esempio, seleziono quest'area che mi interessa. Nel caso in cui abbia necessità di inserire un dettaglio sull'immagine in modo tale che passando il mouse sull'immagine compaia una descrizione, potrei aggiungerla qui. Okay? Quindi potrei mettere sondaggio per valutare il tipo di connessione che possiedi. Un clic su fine. E questa immagine tra breve verrà inserita all'interno dell'intestazione, cioè al di sopra del titolo del mio form. Perfetto, non so se avete notato che lo stile, lo sfondo e il colore del tema è stato cambiato. Nel caso abbia necessità di effettuare variazioni, beh, sarà sufficiente selezionare uno di questi e cambiano di conseguenza gli stili grafici, oppure un clic sul più mi consente di selezionare una qualsiasi immagine di sfondo. Perfetto. Altra cosa, pure i caratteri possono essere modificati. Abbiamo uno stile di base e possiamo tra questi selezionare questi 1, 2, 3, 4 tipologie di font. Bene, andiamo avanti. A questo punto abbiamo necessità di creare il sondaggio e la prima cosa che dobbiamo fare è assegnare un nome al nostro sondaggio. E basta fare clic sul titolo, in questo caso modulo senza titolo, e inserire qui il testo, dotazioni per le lezioni online. Perfetto, a questo punto non so se notate, io ho messo l'intestazione, ma qui il nome del file che corrisponde al form ancora non ha un titolo. Per far sì che all'interno del mio Google, vedete, modulo senza titolo, all'interno del mio Drive, questo modulo abbia un nome, possiamo procedere in due modi. Modo numero uno, un clic qua dentro e automaticamente il nome del file assumerà lo stesso titolo del form. E quindi qua dentro, ricaricando la pagina, avremo il file che ha lo stesso nome del titolo del form. Ovviamente possiamo avere nomi di file e titolo forma completamente diverse. È una questione vostra organizzativa. Ciò che vedranno gli allievi e i vostri colleghi sarà questo nome. Quindi qui dentro potreste inserire il nome che più vi fa comodo. Io in genere utilizzo una mia metodologia, data e tipologia di file sostanzialmente. Bene, a questo punto cosa posso fare? Posso inserire una descrizione del modulo e qui dentro andrò ad inserire, perdonate che sto aprendo, posso inserire ciò che andranno a vedere gli utenti, quindi copio questo modulo all'obiettivo di conoscere le dotazioni, eccetera, eccetera. Okay? Non è obbligatorio, però alcune volte potrebbe essere interessante utilizzare questo campo per dettagliare qualcosa di più ai nostri studenti. Perfetto, ora perdonatemi un secondo solo che sto organizzando bene questo, ve l'ho detto.
A questo punto possiamo iniziare a comporre il nostro questionario. Come poter procedere? Bene, la maniera più veloce è posizionarsi sul primo campo vuoto, inserire il titolo e poi selezionare la tipologia di domande. Ne abbiamo tantissime, ok? Scelta multipla, casella di controllo, elenco a discesa. Possiamo addirittura caricare file, far caricare dei file all'interno del form. Questa operazione può essere interessante nel momento in cui noi richiediamo ai nostri allievi: restituiscimi la foto, per esempio, del compito che ti ho dato, ok? Quindi mi devi svolgere praticamente su un pezzo di carta il compito, mi fai la foto e me la restituisci. E io, con un altro magari prodotto sempre di Google, potrei utilizzare l'immagine per fare le correzioni e scriverci sopra. Lo potete fare già direttamente in Classroom, è un'operazione interessante. Oppure addirittura potete chiedere ai ragazzi di inserire uno specifico campo, un file PDF, un file Word, un'immagine ed altre tipologie. Addirittura potete stabilire la dimensione del file. Tutto questo comunque nelle mie slide trovate appunto indicazioni. Bene, a questo punto, un'altra cosa che dimenticavo, se non basterà il tempo, il dettaglio su ogni tipologia di campo e il suo utilizzo è dettagliato all'interno delle slide con esempi di utilizzo. Bene, a questo punto seleziono, allora, cosa posso fare? La maniera più veloce per realizzare, come vi dicevo, un questionario è quello di scriversi da parte le domande. Quindi, tipo di connessione, copio, Ctrl-C, Ctrl-V, mela C, mela V se avete un Mac, e poi incollo. Ok? Il copia e incolla funziona benissimo se utilizzate Google Chrome. A questo punto io ho N domande che voglio fare, cioè all'interno di questa domanda ho N opzioni. Le opzioni sono queste: ADSL, fibra ottica, modulo SIM, cellulare con hotspot. Ora dovrei prendere e scrivere di volta in volta. Per far prima, copio, mi posiziono all'interno del primo campo e poi incollo. Questo mi consente di inserire immediatamente le quattro voci, accelerando enormemente il tipo di la produzione appunto del sondaggio. Volevo farvi notare un paio di cose qua dentro che sono all'interno di ogni campo. Innanzitutto abbiamo obbligatorio, non obbligatorio, cioè possiamo rendere una domanda obbligatoria. Che cosa accade se rendo una domanda obbligatoria? Allora, il form, già più o meno tutti conoscete cosa sono i form, sostanzialmente io raccolgo i dati e questi dati verranno poi inviati al docente. L'invio, quindi, una volta che ho completato tutte le azioni, potrà avvenire solo e soltanto se avrò compilato tutti i campi. Ovviamente, se ho selezionato obbligatorio ogni singolo campo. Quindi, che cosa succede se un campo non obbligatorio non è stato compilato? Il form non viene inviato, i dati del form non vengono inviati al docente e oltretutto l'allievo avrà percezione che non può spedire perché il campo non compilato comparirà in rosso. Quindi avrete anche un alert visivo. Perfetto, qua dentro poi oltretutto avete anche di qua si può accedere a questo menu, okay, dove è possibile vedere, possibile inserire all'interno di ogni singola domanda una descrizione, andare a una sezione specifica o ordinare le opzioni in modo casuale. Allora, la prima mi consente di aggiungere un campo, vedete, compare qua sotto, lo nascondo un attimo. Un campo descrizione. Ok. La tipologia di linea dati che possiedi. Ok? Posso ovviamente anche toglierla, rimetterla. Ok? Ovviamente devo riscriverla perché la cancella integralmente. Oppure posso decidere, ma di questo poi ve ne parlo più avanti, vai ad una sezione specifica. Che cosa accade? Che nel momento in cui, se io seleziono
vai in una sezione specifica, in funzione delle risposte che tu vi dai allievo, andrai a finire nella sezione che adesso ancora non esiste, quindi è una pagina specifica, immaginate la sezione come un raggruppamento di domande, e quindi se tu mi hai risposto che la capitale d'Italia non è Roma, ma è un'altra città erroneamente, bene, io ti rimando nella sezione specifica dove ti faccio delle domande aggiuntive o ti do delle risorse che possono tornarti utili per il tuo studio. Ho fatto un'ipotesi così che ho inventato sul momento, ma sostanzialmente posso effettuare questo tipo di selezione. Altra cosa interessante è ordinare in modo le opzioni in modo casuale. Questo è utile nel momento in cui io devo andare a fare una valutazione. Mi capita alcune volte di agire in questo modo. Faccio una spiegazione e poi dopo la spiegazione dico ai ragazzi: andate tutti al computer, mostro questo, vi condivido questo link sulla vostra mail d'istituto, fateci clic e andate e rispondete al questionario. Ovviamente, agendo in questo modo, ho la possibilità, ordine le opzioni in modo casuale, che ognuno di loro, all'interno di ogni singola domanda, veda queste opzioni in modo appunto mischiato. E la stessa cosa posso fare con tutte le domande, quindi è uno strumento che può tornarci utile. Bene, vado avanti. Ah, altre cose interessanti, beh, ho la possibilità di cancellare e eliminare il campo, ho la possibilità di duplicare il campo e quindi in questo caso un clic mi permette di aggiungere un campo identico a quello precedente che posso utilizzare come format per predisporre un'altra domanda. Se qui io adesso scrivo qualcos'altro, nel caso in cui io abbia necessità di spostare una domanda prima di un'altra, posso prendere e trascinare sopra. Ok? Quindi ho la possibilità di modificare ogni cosa. Voglio cancellare, un clic su elimina. Altra cosa, posso decidere di eliminare questo campo, per esempio, e quindi un clic su rimuovi me lo elimina di nuovo. Nel caso in cui abbia necessità di aggiungerlo di nuovamente o aggiungere un altro campo, un clic qui sotto e compare una voce generica, opzione 4, dove all'interno vado ad inserire il campo. Volendo posso prendere e spostare i campi come meglio desidero. Altra cosa, posso aggiungere all'interno di ogni singola domanda un campo aggiungi altro. Aggiungi altro non è altro che appunto un campo in più, diciamo, generico, che potrebbe essere utile nel momento in cui io do l'opzione. Opzione A, opzione B. Scrivi qualcosa tu, quindi in altro genero un campo di testo che possono, dove i ragazzi possono inserire la loro domanda a schema libero. Cancelliamo e cancelliamo. Perfetto, a questo punto genero, ok, verifico solo se non ho dimenticato nulla. Perfetto. Ok, a questo punto genero le altre domande e mi sposto un attimo sui miei documenti. Eccomi qua, così posso copiare e essere un pochino più veloce nella realizzazione della lezione. Bene, creo un nuovo campo di inserimento. Allora, io posso aggiungere una domanda. Importare domande, cioè posso importare da un altro documento esterno o da un altro format un format di domande, posso aggiungere un titolo ed altri elementi che vedremo. Aggiungo una domanda, un clic qui e ciò che verrà aggiunto non è, avrà come struttura una struttura simile al campo precedentemente inserito e qua dentro vado ad inserire la seconda domanda, dispositivi di connessione, lo copio qui e qua dentro andrò ad inserire questi tre, mi posiziono qua e faccio in questo modo. Ora, dispositivi di connessione possono essere uno di questi, è una scelta multipla, anche in questo caso la domanda è obbligatoria. Notate bene che nel momento in cui io non sono più in fase di editing della singola domanda, compare questo asterisco rosso. L'asterisco rosso mette in evidenza il fatto che la domanda è obbligatoria, quindi visivamente a me e all'utente fa percepire il fatto che lì io devo per forza inserire una domanda, è una domanda obbligatoria. Vado avanti, inserisco il nuovo campo, quindi
il dispositivo che utilizzi ha la possibilità di trasmettere video e audio. Andiamo qui e a questo punto inserisco nuovamente una scelta multipla e qui dentro inserirò la risposta sì e la risposta premendo invio no. Notate bene che Google è in grado di intuire ciò che state inserendo. Se avessi inserito un campo data oppure altre tipologie di campo, lui, se io avessi scritto nome e là sotto e avessi premuto invio, Google in automatico mi avrebbe inserito cognome. Okay? In questo caso sì, no. Lo voglio tutte e due in maiuscolo e lo modifico. Bene, a questo punto, questa è ancora una domanda obbligatoria, ne creo un'ulteriore. Questa sarà qualcosa di questo genere. Ora, se faccio così e poi faccio così e poi ricopio di nuovo questa parte all'interno di opzioni, avrò questi n campi. Poiché io voglio che questa non sia una scelta multipla, ma una casella di controllo, e voglio dare la possibilità ai miei allievi di poter selezionare una di queste opzioni, allora ovviamente devo scegliere una casella di controllo. Bene, a questo punto ho terminato la richiesta di dotazioni, cioè il mio sondaggio. Bene. Cosa devo fare a questo punto? A questo punto dovrò allora, innanzitutto ho la modalità per verificare come i miei allievi vedranno il sondaggio. E per verificarlo ho necessità di fare clic su anteprima, qui in alto a destra, un clic su anteprima e vedrò quello che vedranno i miei allievi. E quindi loro vedranno questo tipo di pagina. Okay? Ovviamente è una pagina test che serve a me. Notate bene, qui ho percezione, mi viene dato l'avvertimento, campo obbligatorio dove trovi l'asterisco. Sostanzialmente sono tutti obbligatori. Per tornare all'editing del form posso agire in due modi. Se ho chiuso la pagina precedente, un clic qui in basso dove c'è questa penna, modifica questo modulo, oppure un clic da questa parte chiudendo questa finestra. Ora, quali sono i passi successivi? Beh, il passo successivo potrebbe essere agire all'interno delle impostazioni e qui dentro decidere una serie di opzioni. Opzioni che in alcuni casi per i questionari vengono preimpostati, in questo caso per un sondaggio non lo sono. Io in genere cosa faccio? Raccolgo gli indirizzi email, sostanzialmente perché mi serve poi colloquiare con i miei allievi. Conosco ovviamente già la mail, ma richiedendogli genero automaticamente un foglio di calcolo che collezionerà oltre agli altri campi raccolti, anche l'indirizzo email. Una cosa che probabilmente non ho dettagliato, l'ho detto all'inizio, ma ad ogni Google Form è associato un foglio di calcolo, cioè un foglio Excel sostanzialmente per chi utilizza Office di Microsoft, è un foglio di calcolo per chi usa le applicazioni di Google, ovvero una tabella costituita da che cosa? Una serie di colonne dove l'intestazione di ogni colonna prende il nome del campo della domanda, okay? E ogni riga rappresenta una risposta, un allievo sostanzialmente. Ogni riga è preceduta dalla data e dall'ora in cui è stato inserito il compito, cioè la risposta a questo sondaggio. Cosa faccio? Raccolgo gli indirizzi. Ora, se faccio clic su salva, cosa capiterà? Se faccio un'anteprima, notate, il tuo indirizzo email verrà registrato quando invii questo modulo. Quindi, che cosa capita? Automaticamente, quando l'allievo accede con le sue credenziali, il sistema, alla fine di tutte le risposte, chiederà l'indirizzo di posta elettronica. Volevo solo mostrare un'altra opzione. Posso addirittura avere una ricevuta delle risposte. Quindi, cioè allievo
che compila questo sondaggio può avere una ricevuta delle risposte che ha dato. Questo lo posso fare anche con i compiti. Richiedere l'accesso. In questo caso limito gli utenti al dominio Mafucci-T, perché ho il mio dominio personale a cui ho collegato una G Suite. In questo caso, nel caso in cui la G Suite sia quella della scuola, qui vedrete l'indirizzo della vostra scuola. E quindi limita gli utenti della vostra scuola e alle relative organizzazioni attendibili. Limita che cosa? L'accesso al form. Posso limitare anche ad una sola risposta data, ok? Posso stabilire che gli utenti possono modificare le domande a cui hanno risposto in una fase successiva e visualizzare i grafici di ri riepilogativi delle risposte in formato testo. Ora volevo mostrarvi, poiché ho dovuto necessariamente rendere non visibili i nomi dei miei allievi, il risultato del sondaggio, mostrandovi le slide. Ah, una cosa che ho dimenticato di dirvi, dove va a finire la collezione di tutti i dati. Se facciamo clic su risposte, in questo caso non è presente nessuna risposta, il file che viene generato automaticamente sarà un file di questo genere. Dotazioni per le lezioni online, risposte. Quindi il file in cui sono collezionati i dati prenderà lo stesso nome del form, con tra parentesi risposte. Anche in questo caso io posso cambiare nome. Nel caso in cui invece volessi accodare le risposte all'interno di un foglio di calcolo già presente, posso selezionare il foglio di lavoro. Quindi un clic su seleziona mi consente di selezionare un foglio di calcolo all'interno del mio drive. Vi faccio un esempio. Al CTS di Torino, per cui io molto spesso, soprattutto negli scorsi anni, davo supporto, ogni volta si chiedeva alle scuole di riempire un form online per la richiesta per gli ausili per la disabilità. Tutto veniva fatto con un Google Form che appunto andava a popolare questo foglio di calcolo. Ovviamente il foglio di calcolo ogni anno rimaneva lo stesso e quindi noi avevamo in un unico foglio di calcolo più richieste, okay, che si riferivano sempre alle stesse scuole, ma in questo modo potevamo fare delle analisi statistiche sulle varie richieste di anno in anno. Cosa succede? Creo un nuovo foglio di lavoro, torniamo alla nostra creazione, faccio un clic su Crea e ciò che capiterà a questo punto si aprirà una pagina. La pagina è quella del foglio di calcolo, il nostro foglio Excel. Come è composto questo foglio? Avrà in prima colonna le informazioni cronologiche, data e ora di compilazione. Ti iscrivi al mio corso? Allora, verranno iscritte al mio corso solo le persone che presenteranno domanda entro il, e qua dentro ho l'informazione cronologica, l'indirizzo email che verrà richiesto e poi tutte le domande. Vi mostro velocemente il risultato e nel nostro ok, qui dentro, scusate, all'interno della cartella dove io ho creato il mio form, verrà generato anche il mio foglio di calcolo. Mi sposto adesso un attimo sulle slide per mostrarvi il risultato del sondaggio, parte del risultato. Benissimo, questo è ciò che vi ho raccontato prima. A un certo punto succederà la seguente cosa. Voi vorrete terminare il sondaggio. Dovreste aver notato questo slider, questa sorta di switch, interruttorino, consente di accettare o non accettare più le risposte. Una volta che noi ci spostiamo spostiamo questo selettore sulla sinistra, al form non si potrà più accedere, ovvero voi accederete al form, ma nessuno vedrà più nulla, cioè no, le domande non saranno più visibili. Quale sarà il risultato? Questo è il risultato di composizione delle risposte dei miei allievi di una classe il 4 di marzo e questo è stato l'orario. Qui ci sono i loro nomi nascosti e questo è il dominio della G Suite a cui è collegato, appunto, sono collegati gli applicativi di Google, itspinifarina.it e ci sono le varie risposte.
Da qui io poi ne ho fatto un'analisi e le risposte all'interno del Google Form sono collezionate appunto nel campo risposte, ok? Le risposte sono aggregate in un riepilogativo domande individuali. Il riepilogativo mi mostra le statistiche di risposta. Quindi ho l'elenco degli allievi, le mail e poi tutti i grafici. Quindi grafici che ovviamente io posso esportare, utilizzare in una presentazione, eccetera, eccetera. Quindi qui ho il riepilogativo e addirittura spostandomi su questo grafico ho un'evidenza di quali sono stati gli allievi che hanno risposto, per esempio, fibra ottica in questo caso, velocità dichiarata e via di seguito. Ora, noi abbiamo anche due mod altre modalità di aggregazione per domande individuali. Per domanda visualizzerò le risposte aggregate per domande invece individuali per singolo allievo. Quindi potrò vedere cosa ha risposto ogni singolo allievo. Ovviamente io potrò navigare tra le varie domande facendo un clic su questa frecciolina oppure andando avanti e indietro. E quindi selezionare la domanda specifica e fare le mie analisi. Nel caso in cui io invece volessi capire il singolo allievo cosa ha fatto, un clic sul nome dell'allievo, in questo caso l'email, e ho la possibilità di visualizzare le sue risposte. Questa analisi risulta ancora più interessante quando adesso vi mostrerò la modalità di realizzazione di un questionario, perché il questionario lo posso analizzare in questo modo e poi posso aggiungere dei commenti. Quindi se lui mi ha dato una risposta sbagliata, io posso inserire un commento. E quando invio il risultato della risposta, l'allievo vedrà il mio commento e capire perché ho fatto quella specifica correzione. E via di questo genere. Impostazioni importanti. Ciò che vi sto dicendo vale anche per la realizzazione dei questionari. Allora, è possibile impostare la modalità di accesso e compilazione del form. In una presentazione o in un quiz. In che modo? Allora, come vi ho detto, raccogliamo i dati, limitiamo al dominio, gli intervistati possono apportare modifiche e questo ve l'ho detto prima. Se andiamo in presentazione, con presentazione noi cosa intendiamo? Intendiamo la modalità con cui le persone vedranno questo form, ok? E quindi posso mostrare una barra di avanzamento, pagina 1, pagina 2, pagina 3, ok? Quindi un qualcosa che mi dà percezione di quanto manca alla fine. Ordinare le domande in modo casuale, e questo diventa ancora più interessante nel momento in cui faccio una verifica, mostrare il link per inviare un'altra risposta. Quindi alla fine del form segnalo un link aggiuntivo per inviare un'ulteriore risposta. Rispondi alle domande e io correggo. Attenzione che ci sono delle correzioni da fare, riprendi il link e ricorreggi, ok? Vado avanti. Trasformazione di un quiz. Trasformazione di un sondaggio in un quiz. Bisogna attivare trasformare il nostro form. Interessante il fatto che io posso, una volta che attivo questa funzionalità, perché voglio trasformare o sto creando una form per una valutazione, posso pubblicare subito i miei voti. Quindi, come vi mostrerò tra breve, posso associare ad ogni domanda un punteggio, ok? E automaticamente inviare subito alla fine il risultato, oppure posso impostare successivamente dopo la revisione manuale. Quindi prima controllo il tutto, magari ho necessità di segnalare qualcosa al mio allievo e quando ho fatto le dovute correzioni, invio. Chi risponde che cosa può visualizzare? Posso fare in modo tale che dopo la risposta, l'allievo visualizzi le domande a cui non ha dato risposta. Posso mostrare le risposte corrette e i valori in punti. Okay? Quindi posso abilitare e disabilitare tutto ciò. Notate sempre che nel caso in cui non vi ricordiate questo, a parte il fatto che ve l'ho indicato qui in questo testo, un clic sul punto interrogativo e vi dà un dettaglio in lingua italiana di cosa vuol dire quella selezione. Impostazioni generali.
All'interno dell'interfaccia, qui in alto, dove trovate questi tre puntini, abbiamo una serie di impostazioni che valgono per tutti i form che noi andremo a creare. Bene, ovviamente abbiamo un crea copia del form, perché magari stiamo facendo un compito in classe per la terza A, poi dobbiamo farlo per la terza B, però dobbiamo cambiare qualcosina e vogliamo cambiare sia lo stile grafico che qualche domanda. Lo posso copiare. Ovviamente la copia non implica che venga copiato anche il file delle risposte passate di un'altra classe, bisogna sempre generare un nuovo file. Spostare nel cestino, generare un link precompilato. Quando è che può essere interessante? Nel momento in cui io ho la necessità di mostrare a qualcuno come doveva essere compilato quel form o quali domande dovevano, come gli allievi dovevano rispondere al compito in classe. E quindi alla fine del tutto io dico, ragazzi, questo è il link di risposte, okay? Che dovevate dare in modo tale che loro abbiano anche questa percezione. Posso stampare e la stampa la posso fare senza sfondi, senza immagini, ma solamente il testo e le domande. Posso aggiungere collaboratori, questa funzionalità vale per qualsiasi applicativo di Google e i collaboratori possono modificare, vedere, commentare. Okay? Dipende dalle impostazioni, così come accade per gli altri prodotti Google. Poi abbiamo una serie di funzionalità un pochino più tecniche, l'editor di script che permette di aggiungere funzionalità specifiche programmandole. Ma non è l'obiettivo di questo webinar, e componenti aggiuntivi, cioè applicativi prodotti da altre aziende certificate da Google che aggiungono funzionalità al mio Google Form. C'è qualcuno che già nella forma delle domande, che può essere trovato sul mio sito personale mafucci.it, mi ha posto già la domanda: ma Michele, possiamo aggiungere un timer, una scadenza alla compilazione del form, visto che io voglio fare un compito in classe? Sì, lo possiamo fare. Esistono delle estensioni da componenti aggiuntivi, ad esempio ne esiste una che si chiama Form Limiter oppure Time Fee, che mi consentono di aggiungere questo tipo di impostazioni. Preferenze, impostazioni predefinite, che sono quelle che specificano, ad esempio, per default la raccolta delle email, oppure rendere tutte le domande obbligatorie, oppure impostazione predefinita dei punti nel quiz. Vado avanti, c'è una risposta di Giovanni. Nelle domande si possono scrivere formule, equazioni, eccetera, ad esempio per un compito di matematica. Allora, esistono delle estensioni che permettono di farle. Io cosa faccio molto spesso? Alcune volte io non inserisco formule matematiche, ma per esempio codici di programmazione, programmazione in C per dire. Oppure ho necessità di spiegare ai miei ragazzi alcune modalità per programmare con Scratch. Non faccio altro che aggiungere un'immagine all'interno della domanda. Ti faccio vedere tra brevissimo come si fa. Sto accelerando perché non voglio dimenticare il tutto. Come si invia un modulo? Ovviamente adesso l'abbiamo creato e lo dobbiamo dare ai nostri allievi. Tante modalità. La modalità più semplice è quella via mail, ok? Abilitare la raccolta delle mail destinatari del form, includere il form all'interno dell'email. Quindi io posso inserire l'email e quindi qui dentro metto la lista delle persone e oppure nel caso di una G Suite vi troverete nella condizione di iniziare a scrivere il nome della classe e se l'amministratore della G Suite ha creato delle mailing list specifiche, lì vedrete la mail generica per la singola classe e quindi con un solo indirizzo email potrete inviare a tutta la classe il form, l'oggetto della mail e includi il modulo nell'email, punto 3 che ho indicato qui sulla sinistra. Che cosa vuol dire questo? Quando l'allievo apre la sua Gmail, vedrà questa mail e al fondo della mail ci sarà il form di compilazione. Quindi non sarà necessario andare direttamente su una pagina web, ma all'interno della mia Gmail potrò comporre e inviare, quindi utilizzando un singolo prodotto. Vado avanti, posso condividere anche utilizzando un link. Il link è generato automaticamente e questo link è quello che io posso condividere via altri strumenti, via mail, via WhatsApp, quello che mi pare. Ovviamente questo link è molto lungo, nel caso in cui abbia necessità di abbreviarlo, posso fare clic qui sopra.
posso condividere il tutto anche via Facebook o Twitter. Creazione di un compito, vediamo come fare il compito. Allora, la modalità di realizzazione è la medesima. Adesso per accelerare vi faccio vedere le slide che poi vi lascerò questa mattina e se resta tempo alcune impostazioni ve le faccio vedere in diretta, ma sostanzialmente sono screenshot di attività che ho svolto prima di fare questa lezione. Quello che vedete è la home page della G Suite del mio istituto, ok? Qui cambia l'icona qui in alto a destra, IT Spinifarina. Ho creato il modulo e a questo punto quello che ho fatto poi in realtà è un compito in classe su una specifica tecnologia che adotto. Io insegno il laboratorio di sistemi elettronici, si parla di una scheda elettronica che si chiama Arduino, tanto usato anche nella scuola, e quindi avevo necessità di fare questo tipo di compito in classe. Procedo come ho fatto in precedenza, quindi imposto la grafica, carico l'immagine, assegno il nome e a questo punto stabilisco che però questo form è un quiz, quindi nelle impostazioni, ovvero qui in alto, facendo clic su questo ingranaggio, entro nelle impostazioni e di qua trasformo il mio form in quiz. Dopodiché, poiché ci sono dei campi liberi che i ragazzi mi devono compilare, non pubblico subito il voto, allora non do subito il voto, ma deve essere successivo dopo la mia revisione. Okay? Perché potrebbe anche magari qualche allievo necessita di qualche dettaglio in più, okay? Ha bisogno di essere guidato nello studio, oppure devo io prima analizzare tutte le risposte per vedere la coerenza o se qualcuno ha scopiazzato da qualche parte. Vado avanti. Anche in questo caso posso limitare le risposte ai soli utenti del Pinifarina, quindi del mio istituto. In questo caso lo faccio perché tutti i miei allievi hanno l'indirizzo itspinifarina.it. Limito ad una sola risposta, un solo momento per dare le risposte. Vado avanti, mostro la barra di avanzamento in modo tale che loro sappiano quanto manca alla fine ed ordino le domande in modo casuale. Vado ancora avanti e scusate questo velo. Ecco, una cosa che non vi avevo detto, chi risponde può visualizzare le domande senza risposte, le risposte corrette e i valori in punti. A questo punto inizio a inserire le mie domande. In questo caso ciò che faccio è l'inserimento di un paragrafo. Voglio mostrarvi questo in diretta. Ah, va bene, ve lo mostro in questo modo qua. Allora, un paragrafo è un testo libero. Abbiamo le risposte brevi e i paragrafi, quindi testi più lunghi, perché desidero che i miei allievi diano la loro risposta in funzione di un'immagine che io andrò a caricare. Come si fa questa operazione? Un clic su questa icona che vedete qua, inserimento di un'immagine a cui si fa riferimento nella domanda, e ciò che andrà a capitare è la seguente cosa: si aprirà di nuovo un pannello in cui andrò a depositare, a trascinare l'immagine. L'immagine che andrò a prelevare è questa. Okay? Di questa, all'interno del campo, posso decidere l'allineamento o cambiarla o rimuoverla o addirittura aggiungere una specifica didascalia. Bene, a questo punto, che cosa succederà? Che posso stabilire il punteggio, renderlo obbligatorio e, come ho detto, aggiungere una didascalia. Se avete visto al passo precedente, aggiungi didascalia, mi inserisce un nome al di sotto dell'immagine. Bene, per cambiare il punteggio, seleziono chiave di risposta e a questo punto si aprirà questo campo in cui andrò ad inserire, cambiare il punteggio e se voglio, al di sotto comparirà di nuovo un altro campo, aggiungi feedback sulle risposte. È possibile dare un feedback per risposte non corrette. Quindi, nel momento in cui io faccio la correzione, dico che dirò, segnerò questa domanda errata, posso fare in modo tale che il mio allievo riceva il risultato, ok, col mio feedback, che è un testo, oppure che cosa? Una lista di link
o video. In questo caso si aprirà questo pannello in cui per recuperare consulta le risorse che ti allego. In questo caso faccio riferimento a un link sul mio sito personale e una descrizione. Il link lo aggiungo facendo clic sul simbolo del link che trovate in questo pannellino in basso a sinistra. Nel caso in cui invece avessi la necessità di mostrare a loro un video che ho preregistrato, messo su YouTube, non farò altro che ricercarlo su YouTube o inserire direttamente il link e poi selezionare il video che mi interessa. La selezione del video crea immediatamente un'anteprima in gradita del video e a questo punto potrò fare clic su seleziona e questo verrà inserito all'interno di questo pannellino dove ho la lista dei feedback, delle risorse che voglio che l'allievo vada a consultare nel caso in cui ha risposto in modo errato a quella domanda. Quindi già il consiglio è cosa andare a ripassare e studiare. Quindi potete aggiungere qualsiasi tipo di video vostro o che trovate online. Corro che manca poco. Cosa posso fare a questo punto? Una volta che ho inserito le mie domande, bene, devo stabilire quale di queste domande è corretta e quale no. Basta fare un clic sulla domanda, ve lo mostro in diretta, mostrandovi dove, eccolo qua. Questo è il questionario reale, quello che è stato generato. Notate bene, qui ho il campo libero, il testo, ok? Che il ragazzo andrà a riempire e qui selezionando questa ho la risposta giusta, la risposta corretta. Quindi la risposta sarà corretta. Ci possono essere più risposte corrette, ovviamente. In questo caso l'unica che posso selezionare è questa. Ovviamente una scelta multipla ce ne può essere solo una. Se avessi effettuato inserito una casella di controllo, le soluzioni potevano essere anche più di una. Torno alle slide. E a questo punto, che cosa devo stabilire? Bene, vi parlavo prima delle sezioni, sezioni che mi servono per strutturare gruppi di domande, ma anche per stabilire, nel caso in cui il ragazzo risponda in un certo modo alle domande precedenti, reindirizzarlo su un altro gruppo di domande. Okay? Quindi, per assurdo, io potrei stabilire che per un gruppo di allievi le domande che seguono le prime tre, dopo aver risposto alle prime tre, si rimbalza a un altro gruppo di domande che gli altri allievi non vedono. Quindi posso giocare in questo modo. Bene, infatti la selezione continua alla sezione successiva. Quale tipo di selezione posso fare? Continuare in una sezione specifica, ok, una pagina specifica, e la sezione sarà una collezione, come vi dicevo prima, di domande. Cosa posso fare di una singola sezione? Posso duplicarla, spostarla, eliminarla, spostarla prima, di una sezione o dopo un'altra. Invio del compito, come si fa per inviare il compito? Così come è accaduto per primo form che vi ho mostrato, in questo caso trattandosi appunto, come dicevo, di una G Suite, e l'amministratore delle G Suite della mia scuola ha già impostato gruppi di lavoro in questo modo. Abbiamo email uniche per ogni classe. Inviando queste email si invia automaticamente alle email dei singoli allievi. Questa è la potenza delle G Suite. Valutazione del compito. Cosa posso fare? Tante operazioni. Nelle risposte, così come abbiamo visto per il primo questionario, io posso scaricare tutte le risposte in formato CSV. Il CSV è un formato standard che può essere importato, ad esempio, dentro Excel e fare le mie valutazioni, i miei grafici e tutte le analisi. Ok? E magari fare una valutazione su come sta migliorando il mio ragazzo creando un mio foglio di calcolo specifico. Ovviamente posso stampare e fare altre operazioni. Cosa ho? La statistica generale. Bene, la media, la mediana, l'intervallo, ok? Quindi avere immediatamente percezione di se ho impostato più o meno bene il mio compito in classe. E poi ho la lista degli allievi, il punteggio su 16 domande, quando l'hanno fatto e a che ora. Poi posso anche pubblicare il punteggio. Pubblicare il punteggio vuol dire inviare a loro il punteggio che hanno ottenuto.
È un'opzione che ho impostato io perché non voglio che loro vedano istantaneamente, per questo compito in classe, il voto. Vado avanti, tutte le risposte, allora in risposte ho tutte le risposte date dagli studenti ad una specifica domanda, quindi ho tutte le risposte per la prima, per la seconda e per la terza e via così. Ho ovviamente dei grafici riepilogativi sulle risposte su questo tipo di domanda che ho effettuato per analizzare per tutti gli allievi come è stata risposta una singola domanda. Io posso appunto effettuare un'analisi di questo genere. In questo modo mi posso render conto se alcune cose non sono state capite. Ovviamente lo capisco anche dai grafici, però posso notare se un certo allievo ha risposto in modo identico ad un altro ancora, e quindi posso fare le mie valutazioni. Oppure, e quindi posso spostarmi facendo clic su questa freccellina che vedete qui sulla destra, da domanda in domanda. Posso ovviamente fare un'analisi individuale facendo clic appunto sul link individuale che mi porta, come avete visto nel primo form che vi ho mostrato, il nome dell'allievo, la sua email, e posso andare avanti e indietro e stampare la lista delle sue risposte. Il feedback è quello che io posso indicare in fase di correzione, ok? Quando appunto analizzo tutte le risposte. Attenzione che questo feedback è diverso dal feedback che vi ho detto prima, cioè quando io spedirò la mia valutazione al ragazzo, lui vedrà ciò che ho scritto di qua dalla lista delle risposte e anche il feedback dei link che ho aggiunto. Okay? Quindi posso editare e lui vedrà questo, vedrà risposta sbagliata e c'è il mio commento. Bene, posso aggiungere il feedback e quindi a questo punto torno alla schermata precedente e posso aggiungere link e video, così come accadeva nel precedente modo. Quindi ho un feedback di risposta errata e poi un feedback che posso scrivere io prima di spedire la mia risposta. Perché questa distinzione? Perché se io genero un compito in cui voglio che il risultato sia istantaneo, il ragazzo ha subito un feedback rispetto alle domande sbagliate con una serie di consigli di studio. In questo caso la risposta viene in un secondo momento e quindi ho la possibilità di editare il testo del mio feedback. Perfetto. Vado avanti. Tipo di domande. Ecco, qui ho dettagliato in questa ultima slide tutte le domande possibili e immaginabili che potete fare con Google Form. Ok? Potentissimo. E qui ve le ho dettagliate tutte. Dopodiché, vi invito e vi chiedo la cortesia, nel caso in cui abbiate necessità di supporto, di segnalarmelo via Facebook, segnalarmelo attraverso il mio sito, giusto per essere non dimenticarlo, ve lo indico, magari voi avete già partecipato in precedenza a un webinar. Se andate su mafucci.it, di qua sulla destra, qui, scusate, domande, potete compilare il form realizzato con Google Form, ok, della vostra domanda rispetto al webinar che avete realizzato. Cosa importante che non vi ho detto, all'interno di qualsiasi sito, sia esso vostro personale o quello della scuola, potete inserire un Google Form. Torno alle slide per dirvi grazie. Grazie per essere stati con me questa sera. Vi aspetto al prossimo webinar che verrà annunciato da Tecnica della Scuola nei prossimi giorni. L'argomento molto probabilmente sarà inerente sempre le Google Apps, ma se avete richieste specifiche vi prego di iscrivermi. Grazie e buona serata a tutti.